Pronto? Nello? Dove sei? Sento un casino della Madonna. Alain, che fai Alain? E io invece qua sono qua a far ballare le bambole. Ascolta, devo lavorare anch'io, qui c'è il nostro party. Dov'è il party? Io non vedo ancora niente. Stiamo partendo per il party, arriva il party, sta arrivando il party, ma qui Nello non parte ed è un casino. Nello, ti stiamo aspettando. Ti vuoi muovere? Allora inizio io con questo party fantastico. Bene, benvenuti al party, VIP Show, ciao. A VIP Show con il Don 8 volte più buono. Marshall, All Round Excellence. Eccomi Caimano, che c'è? Caimano? C'è la nostra festa, e allora qual è il problema? Party di VIP Show. Ma da dove sono usciti questi? Ma chi ha chiamati questi? È la 500esima puntata, qui abbiamo il lato B. Qui inizia tutta la storia di VIP Show. Fidate fratello! È qui che si costruisce tutto il programma VIP Show, basato sull'anatomia. Anatomia. Sono andato via dal Lime per sentire sta stronzata. Ma non potevi rimanere al Lime, scusa. Ah, vabbè, sì, va bene. Infatti io ci devo tornare, però quello che dobbiamo dire assolutamente, cari miei, questa è la terza puntata di VIP Show 2012, bentrovata. Lei chi è? Elita. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? È austriaca. Austriaca. È austriaca. Lei invece chi è? Camelia Moldovan. E che vuol fare? Camelia Moldovan. E queste cose qua cosa sono? Non c'è bisogno che guardi là, guardami in faccia. Bene, abbiamo iniziato col botto, eh. Non succederà mai. Anche perché se scoppiano vedi che botto. Io torno al Lime e poi ci rivediamo qua per la cover, cioè per il fil rouge di questa settimana. E provici un po'. Meno male ci sono le tette. È brava però, sa dire tette. Eccoci rientrati dal messaggio promozionale, la situazione è sempre la medesima, il Caimano è in mezzo a due dame. Un uomo con due dame, c'ho sotto un bel salame. Bella questa battuta. Non è una battuta. Vabbè Caimano, quando inauguri il cervello invitami che ti mando i fiori, Non perdiamo tempo perché arriva la clip preparata dalla nostra redazione per capire di cosa parleremo in questa puntata. Prego dalla regia. Abercrombie & Fitch, la nota griff che spopola tra giovani e meno giovani, è conosciuta oltre che per i capi d'abbigliamento, per le immagini omoerotiche che da sempre usa nelle sue campagne pubblicitarie. Ma l'ultima, firmata dal famoso fotografo Bruce Weber, ancor prima di uscire ha fatto scandalo, tanto che da più parti si è auspicato l'intervento della censura. Fin dai primi secondi dello spot, infatti, quando il Climb avverte che per molti sport serve una palla, per la lotta ne servono due, le immagini girate rigorosamente in bianco e nero dal fotografo americano sono inequivocabili. Tanto che sul finire dello spot ci scappa anche il bacio gay tra i due modelli. Agli ospiti dello spettacolo dei famosi chiederemo di calarsi nei panni del censore e decidere se approvare o meno la messa in onda dello spot. Ai VIP di questa puntata, l'ardua sentenza. La censureresti una pubblicità del genere o no? Direi ben vengano i gay, basta che mi stanno alla larga però. Ah vabbè sì. Vabbè lasciamo perdere, andiamo oltre. A questo punto c'è una cosa molto importante. Elenuccia, che c'è? La sigla. Thank you.
Così dimmi, mi attaccherai la bottiglia con la cannuccia. Questa è una mezza lingua in poche parole. Mezza lingua è così. No. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Questa è una festa incredibile. Stiamo andando avanti dalle 18.30. Francamente me ne infischio. Miss Francesca Fagella. Fantastica. E secondo, Fernando Proce, secondo me capo. Sì, non vorrei dire cavalla. No. Ma ragazzi, ho capito che fate sto mestiere, però fatemi lavorare. Va bene. Oggi parliamo di pubblicità. Urca. Sapete che la nuova campagna pubblicitaria Abercrombie probabilmente verrà censurata? È stato appena censurato il video di Madonna su YouTube, hanno vietato il video, lo hanno tolto, un video meraviglioso tra l'altro in cui si ripercorre veramente gli anni 80 di Voguing, per cui noi siamo contrari. Questa è la cosa importante. Sono delle polemiche sterili che servono a riempire quei tanti blog, quei tanti siti internet che devono vivere ogni giorno. Basta! Pensate a Socrate e a Platone, ragazzi! Perché non ho capito, erano gay? Chi è? Amavano incondizionatamente. Poi, secondo me, anche noi media dovremmo pensare ad altre cose, non a dare eco a ste robe veramente assurde. Non finirà mai. Uno fa quello che vuole, io voglio andare con la Fagella. Sono 10 anni. Voglio andare con te. No, ma lascia parlare! Ma lascia stare! Ci vado! Dovresti vergognarti! Never mind, I'll find someone like you. Allora, io non lo censurerei, perché comunque ognuno deve essere libero di amare chi vuole. Ecco, io do molta importanza ai sentimenti. Ah, vabbè, sì. Però, queste sono bellissime parole. Io adesso ti lancio una provocazione. Tu non sei mamma, no? Io sono mamma, ha quasi 2 anni. Ecco, allora, è un esempio che sicuramente cade a pennello. Tu fossi davanti alla televisione con... Rafael, vedessi questa immagine, cioè questi due uomini che si atteggiano in maniera inequivocabile, come gliela spiegheresti? Spiegherei che questi due uomini si amano. Fidate, fratello. Anche questa è una forma di amore. Urca. E l'importante è che ci sia il sentimento. Meno male. E secondo te lui ci crederebbe? Non lo so. Dovremmo provare. L'unico uomo che ha i capelli più belli delle mie. I capelli? Ah, I capelli. I capelli non ne ho più, quindi vabbè. Oh. Ma non vedi che c'è in testa? Ma che ne voglia di prosciutto cotto? O t'hanno trapiantato una chiappa? Buona questa! Le donne perdono più gli uomini caldi che quelli con i capelli. Ma perché dicono che questi con i capelli sono un po' troppo gay. Sì. Ma le marche schi, oh caschi schi, le marche! Tu fammele conoscere queste donne, perché con me non funziona. Ma così. Ne hai. Ti vedo che sei sempre molto fornito. Sì, vabbè. Cambridge. 9 solo per numero 1. Però cosa faresti? È un uomo che sta rovinando tutto. Il Signore ci ha già accontentati a tutti quanti noi con tutto quello che c'è nel mondo: elementi, l'acqua, l'aria, tutto quanto, eccetera, eccetera. Anche la musica che vengono dai angeli. La storia è molto affascinante. Perciò, perché dobbiamo stare sempre ad esagerare, a rovinare l'esistenza dell'uomo? La luna con il sole non si fanno male uno all'altro. Quindi, secondo te, stanno esagerando con questa. Stanno esagerando, stanno facendo le cose più negative che ci sono. Però queste. Mancando rispetto alla vita come deve essere. Capito, doctor, però questo è Bruce Weber, non è proprio un coglione, Ma mi faccio il piacere, ce ne vada! Non frega niente dei nomi, anch'io dicono che tu la voce è bellissima. Non vado a dire parlando così come un fraccio o come uno che non sa la voce. Ma è delle volte, ogni tanto, sì. Non faccio una cosa che non devo fare. Ci avere le palle. Quindi tu non la manderesti in onda? No, io la manderei in onda qualunque cosa che può dare fastidio a chi guarda la televisione. La stessa cosa della radio, bisogna mettere musica, parlare di meno e non dire parolacce. Detto da te, con la voce che hai, verità. Però se nel caso tu fossi, non so, sei padre per caso? Certo, io sono nonno. Nonno? Io sono nonno. Caspita. Sono il secondo nonno d'Italia. Una cosa sola mi viene da pensare. Cosa? Minchia! Giotti Vannelli, io Claudio Coccoluto sono nonni come me. Andiamo bene. Se tu avessi il tuo nipotino, la tua nipotina davanti alla televisione mentre va in onda questo spot, come lo spiegheresti? Che questo non è la realtà, questa è una situazione che l'essere umano utilizza per farsi pubblicità e farsi guardare. Oggi con tutti questi delinquenti che ci stanno in giro. Io ho 2 figlie da 2 donne diverse. Ma è interessante. La piccola mi fa di queste domande. Io antepongo l'amore. Bravo.
il rispetto. Bravo amore, capito? Bravo. Vuol dire che te la vinde il culo. Capito, ma tu come gliela spiegheresti a tua figlia piccola? Parlando di amore, di coscienza, di rispetto. Questa è la base di tutto. Se c'è amore va tutto bene. Una persona che deve fare una cosa negativa per farsi guardare, secondo me, è solamente uno sfigato. Come quello che diceva... Che figura di me. E l'ha fatto lui. Il direttore di Rete 4, Emilio Fede, hai fatto una figura di merda. Direttore, io ti rispetto, ma sei un testa di merda e sei un uomo di merda. I bip si sprecheranno. No, niente bip, la realtà, la verità. Io lo voglio bene, lo rispetto. Meno male. Però l'esempio che date è negativo. Mi vergogno di essere italiano. Quindi questa omofobia deve avere fine, insomma. Punto. E non devo giustificarmi. Poi se uno ha il buon senso di non manifestarlo, ma io personalmente ad esempio non l'ho fatto nemmeno con una donna. Se sono tra gente, devo baciare la mia donna, evito, perché è un atto intimo. È sempre un buon comandamento. Sei in attesa di giudizio? Di collocazione. Di collocazione. Qualche proposta di altre reti non l'ho accettata, perché insomma voglio che la mia opportunità arrivi a Mediaset. Sì, si potrebbe anche lasciare uno spazio a una persona più giovane. Dottor Confalon. Dottor Confalonieri, non mi viene neanche il nome, per me è irraggiungibile. Non succederà mai. Io sono fedele al dottor Fedele Confalonieri. Questa, guarda, questa è una battuta che sicuramente arriverà all'obiettivo. Sono fenomeni televisivi del momento che non hanno futuro. Mi raccomando, telefono io al dottore. Ci penso io. Pensaci tu. Ci penso io. Rimani fedele. Vai. Non ti vediamo radio, più anche radio, escono 5 produzioni nuove che spaccherà tutto quanto quest'estate. Pierino, basta. Pierino è sempre nel mio cuore, io sono nel suo cuore, faremo delle cose quando la televisione ci darà la possibilità di non essere tagliati. È una filosofia di vita. Ringrazio te per tutto quello che fai per il nostro ambiente. Alla signorina sei una meravigliosa. Ciao. Torneremo al Lime, anche se qui al Jazz Cavalli si sta aprendo la serata, perché ricordiamo che c'è stasera. Stasera c'è il Party VIP Show, 300esima puntata. VIP Show, ciao, Vittorio Gucci. Si festeggia qui al Jazz Cavalli, venite numerosi, vi aspettiamo. E soprattutto venite in macchina, perché di sera fa freddo a piedi. No, perché tu sei matto proprio. Vabbè, comunque hai visto che bella gente che c'era al Lime? Sì, mi sono perso persino i capelli, quindi. Ma le marche schi, oh cacchio schi, le marche! Capisco tutto nella vita, ho avuto pazienza, perché con te ci vuole pazienza. Mi dai il due di picche? Due di picche no, nel senso che con le donne devi smetterla. Che non stai toccato! Ormai hai già dato. Io col cambio di stagione sono in depresso e nemmeno dentro al cesso trovo il mio momento, quindi... Visto che sei giù di coda, noi adesso ci fermiamo un attimo e poi ci rivediamo qui dal Jazz Cavalli e io ritornerò al Lime alla facciaccia vostra, va bene? Perché noi no? Perché tu devi rimanere a governare il nostro gregge qui presente. Allora io mi licenzio. Non date retta a queste cretinate. Meno male, cara mia, è arrivato il tuo momento, quindi a questo punto che c'è? La pubblicità. Vediamo, 7x7? 49. 6 più 8? 14, mamma, ma per chi mi hai preso? No, vorrei ricordarti l'insufficienza della scorsa settimana. Continuiamo. 9x4? 36. 8 più 8? 07. 07? Ma cosa stai dicendo? Senza televisione per una settimana. Non ho sbagliato, mamma, vieni a vedere. 8 più 8, 07. L'ho sempre detto, un genio in famiglia. 07 canale 88, la TV che cambia. Ecco.
Eccoci rientrati dalla pubblicità e finalmente siamo entrati nel vivo della festa. Che sta a fare questa? Oh. Boh. Questa magna. Oh, festa qua, che fai? La festa si magna. Va bene. Beh, comunque dicevo, siamo tornati dalla pubblicità. Io tornerò al Lime. Per il, questo Lime. Per il gran finale. Alla fine praticamente lo puff. Dobbiamo distogliere la nostra attenzione dal filo conduttore di stasera, anche perché altrimenti impazzisce. Adesso c'è Alessandro Cattelan, è il... Ah, quel minchione lì, ho capito, ciao! Come il minchione? Fantastico! Dai, è un... Numero uno, non guardate X Factor perché... Vabbè, andiamo a Parma per incontrare Alessandro Cattelan. Io ti aspettavo e tu non sei venuto a prendermi. Ti devo dei soldi, no? Però insomma... Ma prima o poi qualcuno verrà. L'importante è non aspettare troppo, però qualcuno prima o poi verrà. Fidate, frate! È uscito a novembre, infatti avrei voluto portarlo in giro subito appena uscito, però con gli impegni televisivi non ce l'ho fatta. Quindi poter dire, quando vedrò il video di qualcuno, il disco di qualcuno in classifica, ecco, io c'ero quando ha iniziato. Quindi adesso sto recuperando un po' il terreno perduto, sto girando un po' l'Italia. Beh, è un libro che parla di questo ragazzo che si trova un inaspettato gruzzolo di soldi in banca e decide di fare questa cosa a cui prima o poi tutti pensiamo, ma in pochi hanno il coraggio di fare, me compreso, no? Perché ci ho pensato tante volte, ma non l'ho mai fatto, cioè lasciare tutto e partire. Il problema è che rischia di bruciarsi. E cerca di capire un po' se il padrone della sua vita è lui o se la vita, insomma, fa le scelte indipendentemente da quello che lui desidera. E che può fare? Ma è un libro alla Fabio Volo. Guarda, se vendesse un centesimo in quel senso. Di Fabio Volo, io spero che sì. È inutile negarlo. È un libro molto personale, quindi come quelli che scrive lui, però in quanto personale credo che sia molto diverso, in quanto io sono molto diverso da lui, però sì, probabilmente è un libro che parla di una persona che è molto simile all'autore, no? Come spesso accade nei suoi libri. Sei al terzo romanzo, il secondo si intitola Zone Rigide. Lo hai per caso scritto insieme a Rocco Siffredi o...? Sempre pronti e duri. Almeno avessi avuto gli aneddoti che avrebbe avuto lui da raccontare. È una raccolta di aneddoti, proprio perché, come ti dicevo prima, con le donne adesso ho smesso, quello raccontava il prima che smettessi. Baby, if I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Ma il figlio del più grande paroliere di tutti i tempi, autore di testi, che si offende lui. Ma che direbbe davanti all'isola dei famosi di quest'anno? Francesco Mogol. Simona, posso dire una cosa? Sì, prego, Francesco. È stata divertente, c'era... Come si chiama il mago? L'innominabile, come si chiama? L'innominabile. Eh sì, perché lui parla dicendo sempre noi. Perché sì. Terza persona, no? Si reputa la reincarnazione di Dio, quindi una cosa molto umile, diciamo. Segnali, frequenze. Con lo straccio, va bene. Tranquilli. È scappato. Mi ha talmente colpito quell'uomo che sono andato sul suo sito internet e ho visto che vende amuleti, cose, però vende anche tipo proprio parti di sé, tipo un pelo 1.000 euro. È un mito, io veramente. Quindi ci sareste andato d'accordo o no? Confidiamo negli dèi, anche noi. Io non so se prenderlo seriamente, perché lui è serissimo e ci crede. Lui è serissimo, te lo posso garantire. Sono un mago da 35 anni, ti figuri se non riesco a capire le sue vere intenzioni. Cioè, sinceramente avrei riso moltissimo. Mago Telma, voglio dire, cosa possiamo dire? È lui. Chiudetemi l'audio, devo comunicare altro. State lì, divino. Italiani a casa, questa è il mio incubo notturno. Quando guardo il TG Com notte, vedo sto pezzo di meteo. Bentornati al meteo. Anche giovedì umide correnti occidentali porteranno molte nuvole e piogge in quasi tutta Italia. Mi metto un attimo tranquillo e dormo. Dormi. Bentornati al meteo. Bentornati al meteo. Bene, che tempo farà nell'estate che si prospetta davanti a noi? Allora, nell'estate non posso dirla. Le previsioni a lunga scadenza non hanno alcuna attendibilità. Hanno attendibilità in 24-48 ore. Bene, qui è venuta fuori la professionalità. Fidate, fratello. Io posso dire per domani. Domani sarà ancora. Domani è NDR perché andremo in onda fra un paio di settimane, quindi allora non mi
sbilancio. Sì, è meglio se no faresti una brutta figura. È tutta una grande bufala. Parliamo di comunicazione, anzi di pubblicità. Pubblicità. È uno spot, tra l'altro firmato da Russ Weber, quindi un maestro della fotografia mondiale. Se tu dovessi essere il censore, cosa faresti? Beh, ora io non ho presente questo spot. Insomma, immagina, dai. Più indietro che avanti. Comunque sicuramente uno spot provocatorio. Una pubblicità molto furba, perché tu stesso ne stai parlando, quindi il loro intento era quello di colpire le persone sapendo che sarebbero stati attaccati. Ci sono tante sfumature, dipende come queste due persone interagiscono. In che senso? Cioè, se interagiscono in modo elegante, corretto, insomma, male, e non ostentando, comunque con volgarità. Quindi dipende molto dallo stile con cui è fatto. Più indietro che avanti. Penso che essere omosessuali deve essere una libertà assoluta. Io sono eterosessuale, però ho molti amici gay, devo dire che hanno anche una marcia in più spesso nei lavori che fanno, quindi massimo rispetto, mi sono proprio simpatici, però estremizzare dall'altra parte forse diventa una provocazione inutile. In sé per sé l'argomento secondo me non ha niente di sbagliato. È normale, ci sono i gay, quindi non ha neanche senso ostentare, come per dire, oh, hai visto? Se è normale, perché bisogna ostentare una cosa? Addirittura su un cartellone pubblicitario diventa una provocazione. E tu non la manderesti in onda? La mia risposta. Diciamo che siamo per la gnagna, diciamo. La gnagna. Dovessi spiegare a tuo figlio o a tua figlia la cosa, come la spiegheresti? Ti devo dire quello che ha detto tuo figlio, Riccardo, che è sempre da me, no? E lo spiegherei dicendo, esiste anche persone che amano persone del proprio sesso, del proprio, no, uguali. Andiamo bene. Ovviamente tenterei di spiegarglielo, però sarebbe, penso, solo un tentativo, perché sicuramente sarebbe difficile per loro da capirlo. Quindi gli spiegherei semplicemente la realtà, ovvero che ci sono persone dello stesso sesso che provano attrazione tra di loro, che è una cosa meno comune del normale, però esiste. Non ha senso, sono contro questa campagna, ma non perché sono contro i game, però se sono uguali non ha neanche senso ostentare, perché diventa come ostentare una diversità. Io gli ho dato solo qualche consiglio. Che dire, davanti al figlio della persona. Un nome anch'io, però. No, ho capito che hai un nome, però il tuo nome è che ti porterà fortuna. Sei il maggior cliente della SIA, eh. Non lo so, lo dici tu. No, ci camperanno tutte le generazioni che verranno, eh. Sì, sì. La festa del papà, sì. Voi. No, ma mio padre per ora è un po' così, nel senso che non è Cino che... Corto? Ditelo questo. Beh, non è che elargisce. Voglio dire, diciamo che ci ha responsabilizzati e ha cresciuto tutti i figli in una maniera parsimoniosa. Sei stato bravo, mamma. Ti ammiriamo tutti, giuro. Viva la SIAE! Viva la SIAE! Viva i diritti d'autore! Viva le tue basette, ma che roba? Beh, la basetta... Hai risparmiato da parrucchiere, sei genovese. No, è che così quando vado dal barbiere almeno fa qualcosa, hai capito? Ok, va bene. Va bene, volevo ringraziare tutti, è stata un'esperienza bellissima. Potrebbe anche sconvolgere una cosa del genere una giovane mente. Fai sempre le stesse domande tu. Come le stesse domande? Ma probabilmente si sconvolgono meno i bambini degli adulti. Mi sconvolgo invece io tutte le notti che ti vedo. Bentornati al meteo. Quando andrai in onda, pensa a quell'anziano che ti guarda dal lettuccio di casa per cercare di trovare sonno, eh. Allora, per il meteo è tutto, un saluto particolare però al mio amico Nello. Cosa? Azzurro spartiacqua. Solitamente l'acqua è azzurra e lei è azzurra turchese stasera. Quindi diciamo che divide la miseria con la nobiltà. In questo caso io rappresento la miseria e il Conte Galè direttamente da RTL 102.5.
rappresenta la nobiltà. Se non siete d'accordo, fatevi sentire. Conte, dobbiamo chiudere e fare una chiosa ideale qui dal Limelight. Abbiamo parlato di pubblicità stasera. Però mi fa dispiacere, okay. Mai una novità. Una chiosa ideale, quale potrebbe essere? Beh, di mantenere un certo autocontrollo anche quando siamo di fuori, come delle terrazze, come in questo momento. Siamo arrivati. Abbiamo bevuto l'impossibile. È inutile negarlo. Però una parte di me, come vedete, rimane sempre presente, vigile, per cercare di gestire la situazione. Anche perché altrimenti impazzisce. Il ruolo me lo impone, come dire, ma proprio adesso dovevamo fare sta roba. Ho capito, è il dottor Paolo qui, la miseria. Una distinzione sottile, ma di sostanza. Io vorrei porgere un quesito al Conte questa sera. Il problema è che rischia di bruciarsi così. Una marea di ragazze bellissime, un mio amico ne adocchia una e gli fa, scusa, me la dai? Darla via come se non valesse niente. Che cosa me la dai? Cosa ha risposto? Gli ha risposto, te la masterizzo e te la mando a casa. Fammi capire cosa significa, Conte. Ci sei belle? Che è un mondo sempre più virtuale, troppo virtuale. La la riola, pesce, fritte, baccalà. Questa la ricicliamo in radio, eh? Questa la diremo in ogni dove, guarda. Tu la masterizzi mai? L'hai mai masterizzata? No, guarda, io ho l'esclusiva per il mio fidanzato. Se vuoi un voto a favore, do un voto a favore. Gliela do live, proprio. Gliela do live, hai capito? Ma ancora c'è qualcuno che lo fa live. Vabbè. È una filosofia di vita. Un'altra mi ha detto, te la twitto. Beh, interessante. Te la twitto non è male. Twitto ha un suo bel perché. Bene, signore. Ci sta anche della taggo. E provici un po'. Giustamente. Manca l'ultima, Facebook. Te la Facebook. Non date retta a queste cretinate. Signori, io starei qua veramente nottate intere. Noi dobbiamo dare l'appuntamento alla quarta puntata di VIP Show. Come possiamo chiudere, appunto, come dicevamo all'inizio? Questa mi chiede. Era nobile, mi raccomando. En français, au revoir. VIP Show must go on. Un saluto a tutti gli amici di VIP Show. È tutto, noi ci vediamo alla quarta puntata di VIP Show. Mi raccomando, non fate mai le brave. Oh bomba, gamme voglio marità, c'ho mamma la vagliotta, gamme voglio marità, c'ho mamma la vagliotta, gamme voglio marità, c'ho mamma la vagliotta, gamme voglio marità. A VIP Show con il Don 8 volte più buono, Marshall, all round excellence.